in Francia comunque Rilke incomincia a lavorare ad altre opere, per esempio Das Buch der Bilder, scritto tra il 1902 e il 1906, ha un titolo che corrisponde in italiano più o meno al Libro delle Immagini. Nel 1903 Rodin aveva però già ispirato il nuovo lavoro di Rilke, uno dei suoi capolavori, che si intitola Neue Gedichte, cioè si intitola Nuove poesie. Rilke rimase colpito dal modo in cui Rodin lavorava duramente per rinnovare l'arte. Gli scritti di Rilke di questo periodo erano indicativi di un passaggio dalle poesie non sui sentimenti, ma sulle cose che aveva provato. La nuova poesia era concentrata sull'interiorità. Sebbene abbia cambiato il suo stile poetico, non si è mai convertito alle mode, ad esempio, estetismo, modernismo. Lui può essere considerato l'ultimo simbolista, l'ultimo dei grandi simbolisti, perché l'esplosione, ad esempio, di un'altra corrente poetica che si svilupperà molto in Germania, cioè l'espressionismo, non avrà alcun impatto profondo sui suoi scritti. Leggiamo una di queste nuove poesie, Neue Gedichte. Come potrei trattenerla in me, la mia anima, che la tua non sfiori? Come elevarla oltre all'infinito? Potessi nasconderla in un angolo, sperduto nelle tenebre, un estraneo rifugio silenzioso che non seguiti a vibrare se vibra il tuo profondo. Ma tutto quello che ci tocca, te e me insieme, ci tende come un arco che da due corde un suono solo rende. Su quale strumento siamo tesi? E quale grande musicista ci tiene nella mano? Oh, dolce canto. A questo proposito, dobbiamo anche parlare di una formula che ben sintetizza questa fase dell'opera di Rilke. Un termine, insomma, una denominazione che in tedesco suona più o meno così, Dingedicht. Dingedicht può essere tradotto in italiano come la poesia delle cose. Nel suo saggio L'origine dell'opera d'arte, Martin Heidegger, sì, il filosofo, proprio lui, ci fu un legame anche tra Rilke, legame ovviamente diciamo filosofico, no? Ideale, fra Rilke e Heidegger, postula in quello scritto Heidegger, L'origine dell'opera d'arte, che le opere d'arte devono essere intese nella loro entità e che in esse si riproduce l'essenza generale delle cose. Per illustrare questo postulato, applica questa definizione ad alcuni artisti, e in particolar modo al periodo centrale dell'opera di Rainer Maria Rilke, proprio quello delle Neue Gedichte del 1907-1908 di Rilke. Nella poesia delle cose, Dingedicht, oggetti e immagini non sono semplicemente descritti, ma trasformati in oggetti artistici, d'arte, esteticamente vissuti attraverso associazioni analogiche e condensazioni metaforiche, le metafore. Una poesia delle cose è una forma poetica che ha come soggetto la descrizione meticolosa di un oggetto, di un elemento, che può essere animato o inanimato, quindi può essere appunto un oggetto inanimato, una cosa, oppure un oggetto inanimato, una cosa, oppure un oggetto animato come un animale, la pantera, ad esempio. Descritto da un punto di vista distante, quindi con una certa distanza, quasi mi viene in mente l'estraniamento di Bertolt Brecht, con tutta una serie, appunto, dicevamo, di connotazioni, anche se vogliamo certe volte di dissociazioni. Neue Gedichte. Nuove poesie di Rainer Maria Rilke. La seconda raccolta poetica di cui parliamo stasera è probabilmente una delle più importanti, sicuramente, di
Rainer Maria Rilke, che raggiunge qua la piena maturità e originalità della sua ispirazione poetica. Diventa anche famoso per queste Neue Gedichte, nuove poesie, influenzate dalle arti visive di Auguste Rodin, presso il quale ha lavorato per parecchi anni a Parigi, il nostro Rilke. L'autore creò qui alcune delle sue poesie più famose, emblematiche della sua Dinge Dicht, cioè della sua poesia delle cose, come la famosa poesia sulla pantera, Der Panther. Il poeta sceglie per questa visione distaccata delle cose, degli oggetti, dei soggetti animati appunto come la pantera, oppure inanimati come questa fontana romana. Ricordiamoci anche che Rilke amava tantissimo l'Italia e viaggiava spesso in Italia, non solo a Roma, come abbiamo spiegato ieri, visitò anche Venezia, Capri, Firenze. Proviamo adesso a leggere questa poesia. Romische Fontäne, fontana di Roma, fontana romana, nella famosa raccolta Neue Gedichte del 1907. La fontana malata. Zwei Becken. Due bacini, eins dann andere überstrengend, uno che sormonta l'altro, aus einem alten runden Marmorrand, da un vecchio bordo tondo di marmo, marmoreo, und aus dem oberen Wasser leis sich neigend, e sporgendosi delicatamente dall'acqua superiore, zum Wasser, all'acqua welches unten Wartenstand, che aspettava di sotto, dem leise redenden entgegenschweigend, in silenzio a chi parla piano e segretamente, und heimlich, per così dire nella mano a coppa, gleichsam in der Hohlen Hand. Im Himmel. Il cielo, no? Im Himmel hintergrün und dunkel zeigend. Mostrandogli il cielo hintergrün und dunkel. Dietro il verde e lo scuro. Wie einen unbekannten Gegenstand. Come un oggetto sconosciuto. Sich selber ruhig, se stesso tranquillo, tranquillamente, in der schönen Schale, nella bella conchiglia, verbreitend ohne Heimwehen, diffondendo senza nostalgia, Kreis aus Kreis, cerchio dentro cerchio, nur manchmal träumerisch und tropfenweise. Solo a volte sognante e gocciolante. Sich niederlassend, appollaiatosi, appollaiato, an de Musbeengen, sui tendaggi di muschio. Zum letzten Spiegel, fino all'ultimo specchio. Der sein Becken leis, che fa rotolare il suo bacino silenziosamente. Von unten lächeln macht mich übergängen. Il sorriso dal basso fa con le transizioni. Il rapporto con la realtà e con la natura è un rapporto concreto. Quindi si parte da una descrizione che però non è una descrizione così denotativa. È una descrizione fortemente connotativa. È notevole la capacità rappresentativa, raffigurativa di Rilke, derivata anche dalla frequentazione con i pittori francesi e con gli scultori come Rodin. Ecco perché questa immagine della fontana
con questi bacini, queste conchiglie, questo marmo. Un po' fa venire in mente anche questa fontana quasi come fosse un'opera di scultura. Viene qui descritta infatti con grande delicatezza una fontana di Roma. L'originale è un sonetto e stavolta vediamo proprio la struttura invece chiara e netta del sonetto. Quindi abbiamo le due quartine, le due terzine, i 14 versi, ma tutti della stessa lunghezza. Nella prima strofa si descrive il movimento cadenzato dell'acqua. I bacini, uno che sormonta l'altro, l'acqua che scende da un bacino all'altro, i bordi di marmo. Nella seconda continua la descrizione, ma si dice che l'acqua trasogna, appare come in un sogno dunque.